Il fenomeno dei cerchi nel grano, o crop circles, consiste in enormi disegni generati dalla piegatura del frumento al suolo, visibili nella loro completezza esclusivamente dall'alto. Si ripetono ciclicamente da aprile a settembre di ogni anno, quando il grano è alto e deve essere ancora mietuto. Ma chi o cosa ne è l'artefice? Da quando negli anni 70 fecero la loro prima apparizione nei campi di cereali inglesi, nelle zone intorno a siti megalitici quali Stonehenge, Silbury Hill e Avebury, una ritta di ipotesi sono state avanzate per spiegarne la creazione. I sostenitori della realtà del fenomeno si contrapposero ai fermi assertori della burla ben organizzata, spiegazione quest'ultima proposta dai mass media di ogni paese. Esistono anche dei crop circles non autentici, come questo, creati da gruppi organizzati molto abili, ma smascherabili a un accurato esame degli esperti. Fino all'inizio degli anni 90, ogni formazione era caratterizzata da uno o più cerchi semplici disposti simmetricamente. Dal 1991 in poi si può parlare invece di pittogrammi o agroglifi, le cui caratteristiche, quali dimensioni, perfezione, codici geometrici, associate ai numerosi dati scientifici, palesano una realtà iperumana insita nel fenomeno. Negli ultimi 27 anni i cerchi hanno raggiunto quasi 300 metri di diametro. I crop sono stati studiati dallo scienziato olandese Eljo Haseloff, che dopo decennali ricerche e test di laboratorio su campioni di spighe, chicchi e terreno interessati dal fenomeno, ha rilevato una serie di caratteristiche comuni. Molte formazioni ritenute autentiche presentano alcune costanti. Gli steli di grano sono pressati al suolo, ma non schiacciati, e la loro posizione sembra generata da un campo energetico che, agendo sul frumento, ne modifica la struttura molecolare attraverso un'azione di rigonfiamento sul primo nodulo del gambo. Questa deformazione provoca la piegatura della spiga, che continua a crescere fino a maturazione. Gli steli sono intrecciati tra loro e assumono, nelle zone nodali, un movimento a spirale oraria e o antioraria. Questo dato è stato spiegato dagli scettici come risultato dell'ortotropia, cioè la tendenza di uno stelo, una volta piegato, a crescere indirizzandosi verso il sole, generando un allungamento dei suoi noduli. Questa caratteristica, tuttavia, è associata ad altre evidenze ben più difficili da spiegare. Le spighe presentano, a livello molecolare, segni di un irraggiamento intenso e repentino. Sono state infatti rilevate a livello microscopico cavità di espulsione nei noduli delle spighe, con rigonfiamenti dovuti all'imposizione quasi istantanea di un campo energetico anomalo e di grande potenza, che ha agito sul grano, causando la fuoriuscita ad altissima velocità dell'acqua contenuta nelle cellule, ormai allo stato gassoso. In seguito a ciò, le spighe si piegano sul nodulo deformato e continuano a crescere in orizzontale. Tra i pittogrammi in cui tali caratteristiche sono state riscontrate, sono da segnalare il glifo di Stanton St. Bernard del giugno 1999 e la stella di Devil's Den del luglio 1999, in cui i campi energetici registrati presentavano addirittura valori diversi all'interno della stessa formazione. Nella stagione 2001 è stato il frattale gigante apparso il 13 agosto a presentare tali inequivocabili proprietà. È accaduto che questo irraggiamento abbia avuto conseguenze anche nei raccolti dell'anno successivo. Vi sono prove fotografiche che dimostrano che in alcuni casi un campo interessato da un crop abbia presentato, l'anno seguente, la traccia fantasma del medesimo pittogramma, generata da una crescita anomala delle piante rispetto a quelle normali. Ciò evidenzia un'azione energetica che ha trasformato anche il terreno e le piante che vi sono successivamente cresciute. Haseloff ha dimostrato che i semi del grano maturo raccolti all'interno dei cerchi nel grano arrivano a germinare con una crescita fino a 5 volte la norma rispetto a quelli prelevati al di fuori della formazione, confermando la presenza di anomalie genetiche. Altra caratteristica del fenomeno è l'anomala presenza di polvere di ferro o magnetite, ritrovata in diversi crop circles. Questo elemento è naturalmente presente nella nostra atmosfera, ma
quando viene riscontrato in quantità 600 volte superiori a quella normale, secondo Aseloff, potrebbe indicare la presenza di campi magnetici in prossimità delle formazioni i quali attirano la polvere meteorica. In effetti il ruolo svolto dai campi magnetici non è affatto marginale e si pone come fattore fondamentale per la creazione di questi disegni. Spesso sono state testimoniate interazioni energetiche che hanno scaricato le batterie di macchine fotografiche ed altre apparecchiature, e ciò conferma la presenza di variazioni elettromagnetiche che lasciano nel crop un campo residuo, registrabile dalle strumentazioni nei giorni immediatamente successivi, ma che, con il passare del tempo, va esaurendosi sino a scomparire. Ovviamente è stato rilevato che nelle formazioni false tali manifestazioni energetiche sono del tutto assenti. Testimonianze affidabili parlano della presenza di bagliori di luci colorate, crepitii elettrici, suoni vibranti e, in alcuni casi, di piccole sfere eteree di luce che sorvolano il campo a bassa quota già poco prima e durante la formazione di crop circles. Il suono, registrato in più occasioni e analizzato dal Jet Propulsion Laboratory, NASA, venne valutato possedere una frequenza di 5.0-5.2 Hz. Si tratta di infrasuoni, cioè tonalità non udibili dall'orecchio umano. Tutto questo, quindi, comprova l'applicazione di un campo energetico che assume valori fissi e rilevabili. Ma chi o cosa crea i crop? Questo filmato è stato girato a Oliver's Castle nel 1996 e presenta due piccole sfere che sembrano danzare su un campo e creare quasi istantaneamente una formazione. La polemica circa l'autenticità di queste immagini va avanti ancora oggi. Comunque sia, le testimonianze della presenza di questi globi di luce coerente, chiamate con l'acronimo BOL, dall'inglese Balls of Light, non sono state offerte solo da testimoni casuali, ma anche da seri ricercatori. Lo stesso Aseloff ha affermato che la distribuzione del calore al suolo di una formazione era identica alla temperatura che una piccola sorgente elettromagnetica sferica avrebbe potuto provocare da un'altezza di 4 metri, proprio come potrebbe agire una bolla. Insomma, il potente campo energetico osservato da alcuni individui e confermato in laboratorio grazie ai suoi effetti sulla vegetazione è proprio la conseguenza dell'azione di una o più misteriose sfere di luce. Riassumiamo ora le principali conclusioni raggiunte dai gruppi di ricerca scientifica. Esiste un campo energetico di tipo elettromagnetico che ha interessato le spighe di ogni formazione. La quantità di energia misurata diminuisce gradualmente con il tempo e, dopo pochi giorni, è presente in un valore trascurabile e non misurabile dalle apparecchiature. Occasionalmente, la quantità di energia nelle formazioni appena apparse è così forte che le apparecchiature registrano malfunzionamenti o interferenze. Sembra esserci una membrana energetica ai bordi del crop, dove l'energia passa da più bassa a percettibilmente più alta. Nonostante alcune formazioni siano state prematuramente tagliate, come il canestro di Bishop Cummings, il misuratore elettrostatico ha registrato un persistente campo energetico. Ciò vuol dire che tale campo agisce anche a livello del suolo e sottosuolo. Le spighe, nelle formazioni autentiche, continuano la loro crescita in orizzontale, nonostante siano state geneticamente modificate. Totale assenza di insetti nel campo, oppure gli stessi trovati rinsecchiti e attaccati alle spighe all'interno dei pittogrammi e non all'esterno. I test di germinazione hanno mostrato una modificazione genetica delle spighe che ne favorisce una crescita più vigorosa rispetto alle spighe di controllo. Presenza di magnetite e di microscopiche sfere di quarzo siliceo sulle spighe e nel terreno dei crop autentici. Molte volte è stata rilevata un'energia sonora durante e poco dopo l'apparizione del cerchio. Lo studio delle interazioni tra suono e materia ebbe il suo principale esponente in Hans Jenny.
Nel 1967 questo fisico svizzero diede vita alla cinatica, cioè lo studio delle forme d'onda. Il nome cinatica deriva infatti dal greco chima, cioè onda. Attraverso delle apparecchiature fu in grado di generare suoni modulati e sequenziali e di osservarne la risposta in fluidi e polveri sottili come il licopodium. Questi mezzi, come sono chiamate le sostanze sottoposte a esperimenti di vibrazione, generarono forme tridimensionali complesse. Nel caso di liquidi si osserva che a frequenze basse la molecola d'acqua inizia a incresparsi e a vibrare, formando semplici cerchi o più cerchi concentrici. Man mano che la frequenza della vibrazione infrasonica aumenta, la molecola d'acqua reagisce incrementando la sua complessità e generando straordinarie forme geometriche. Questo processo è analogo a quanto accaduto sinora nel fenomeno dei cerchi nel grano dagli anni 70 ad oggi, in cui le formazioni passarono da semplici cerchi a figure ricche di valori matematici e geometrici, tipici della geometria pitagorica o geometria sacra. Cosa stupì maggiormente Jenny fu il rilevare che quando il suono imposto era quello di una vocalizzazione in antico sanscrito, ad esempio l'om, la polvere di licopodium rispondeva generando il simbolo che le antiche popolazioni legavano proprio al mantra om, all'universo e al logos solare, cioè un cerchio con punto centrale. Ricordiamo ciò che enunciò il greco Pitagora. La geometria delle forme è musica solidificata. Ne abbiamo conferma dai cosmologi della University of California di Los Angeles, che hanno rilevato nel cosmo una vibrazione di fondo, eco appartenente al momento in cui lo stesso si creò. È la voce di un universo appena nato e, sorprendentemente, è più simile a un oboe che a un flauto. È proprio il suono dell'uomo originario che creò l'universo, il Do da cui partono tutte le scale armoniche. Ciò comproverebbe che gli antichi non soltanto conoscevano le forme d'onda, ma anche che erano consapevoli del ruolo del suono nei processi creativi. In effetti, tutti i miti della creazione associavano l'atto creativo al verbo o alla parola. Una valida metafora per indicare l'azione delle frequenze sonore nel creare la realtà. D'altra parte, molti fisici sono ormai convinti che ogni elemento minerale, vegetale o animale è il risultato di legami energetici, la cui forma è relativa alla frequenza d'onda a cui è stato sottoposto. Crediamo quindi che gli infrasuoni rilevati nei cerchi, l'acqua e quanto scoperto da Hans Jenny circa le interazioni tra suono e materia abbiano tra loro una relazione molto stretta. L'ingegnere inglese Colin Andrews ha rilevato che le formazioni appaiono sempre in corrispondenza di depositi d'acqua sotterranei. Di conseguenza, la struttura geologica del terreno sembra rivestire un ruolo primario, soprattutto per la presenza d'acqua, che potrebbe rappresentare il requisito essenziale per far sì che un'energia imposta dall'alto trovi la giusta risonanza nel luogo designato alla creazione di un cerchio nel grano. Ciò fornisce una risposta a quanti si chiedono come mai queste simbologie appaiono solo in alcuni siti. Anche gli antichi cercavano luoghi con acqua nel sottosuolo per erigervi i loro templi. L'acqua era infatti associata alla Grande Madre, oggetto di culto dal più remoto passato, e tutti i siti megalitici nelle diverse parti del mondo erano dedicati a questa divinità. L'Inghilterra è stata proprio una delle sedi principali di questi culti. Stonehenge, Silbury Hill, Avebury e i luoghi legati alla sua preistoria sorgono su canali d'acqua sotterranei, e questo risponde al perché i cerchi nel grano si manifestino nelle loro vicinanze. Anche i crop circles italiani rispettano questa regola. La loro matrice privilegia la Sardegna, regione di grandi vestigia megalitiche e di pozzi sacri. E anche in questi casi l'apparizione è avvenuta nei pressi di zone archeologiche caratterizzate da antichissime strutture in pietra e da templi dedicati a divinità femminili associate al culto dell'acqua.
Ricordiamo che le aree in cui si presentano queste formazioni sono interessate da quelle linee energetiche che sono definite LIES o LIE Lines. Tali linee di forza sono il risultato dell'energia del campo magnetico terrestre amplificato dall'acqua nel sottosuolo. Per gli antichi ciò rappresentava una condizione necessaria, in quanto i templi megalitici non erano soltanto luoghi di culto, ma anche di guarigione. Secondo alcuni scienziati, la materia vivente e non vivente possiederebbe una vibrazione costante ed è, pertanto, in grado di emettere e ricevere radiazioni. Le cellule del corpo umano trasmetterebbero le informazioni attraverso campi elettromagnetici o vibrazioni che influirebbero sui loro processi vitali e replicativi e quindi sulla salute. Sui nodi delle LIES, gli antichi sacerdoti piazzavano la pietra Omphalos che sacralizzava il luogo scelto. Anche la roccia da impiegare per la realizzazione dei megaliti era importante. Un particolare ci fa da rivelatore. Le pietre impiegate sono sempre ricchissime di quarzo e, come è noto, il quarzo amplifica le vibrazioni. Acqua, presenza di quarzi e vibrazione determinano la manifestazione nel campo del visibile di un'intelligenza che sfrutta forze naturali. Altre ricerche sull'acqua svolte dallo scienziato giapponese dottor Masaru Emoto hanno mostrato che l'acqua possiede una particolare sensibilità e persino una memoria. Studiando la microscopica architettura di decine di migliaia di cristalli d'acqua, fotografandoli nel momento in cui essi si formano dopo essere stati sottoposti a vibrazioni diverse, Emoto ha rilevato che l'acqua reagisce ordinandosi in strutture microscopiche armoniche. Infatti, esponendo il liquido a registrazioni musicali tipo heavy metal, non soltanto non si formavano più cristalli veri e propri, ma al microscopio emergeva un aspetto caotico. D'altro canto, musica piacevole come quella classica faceva apparire splendidi cristalli dalle forme simmetriche. Questa interazione tra l'acqua, quale vettore di vibrazione e amplificazione dei campi magnetici, e la geologia del terreno, scelta dagli antichi sacerdoti per erigere le loro strutture, è strettamente legata al principio realizzativo delle simbologie al suolo. È questa la motivazione per cui i megaliti e cerchi nel grano condividono lo stesso territorio. Ipotizziamo quindi la congiunta azione di due energie, una proveniente dall'alto e con direzione verso il suolo, che per convenzione chiameremo forza celeste, generata dalle ball che, in quanto elettromagnetica e ad alta temperatura, è in grado di rendere malleabile il grano. La seconda è la forza terrestre, cioè lo stesso campo magnetico del nostro pianeta, che, amplificato dalla risonanza dell'acqua, genera una seconda onda dal sottosuolo diretta verso il piano calpestabile, in grado di agire sulle spighe secondo lo schema geometrico corrispondente a quell'energia. È forse per questo motivo che i noduli che si piegano sono esattamente quelli a livello del terreno. Se l'ipotesi della corrispondenza tra la cimatica e il principio realizzativo dei cerchi nel grano è corretta, dovremmo trovare conferma delle due forze anche negli esperimenti di Jenny. E in effetti, egli afferma che il potere generativo fondamentale è nella vibrazione, che nella sua periodicità sostiene fenomeni da me definiti i due poli. A un polo abbiamo la forma, l'impronta di base, all'altro il movimento. Entrambe formano un unico sistema. Lo schema dei due poli è esattamente ciò che gli antichi descrivevano nella famosa formula di Hermete Trismegisto. Come in alto, così in basso. Oppure, come in cielo, così in terra. Nel cosmo nulla si crea se non attraverso l'azione di due poli energetici che sono in grado di manifestare una terza componente, figlia della loro stessa azione. Ma c'è un ulteriore fattore da tenere presente. Il campo elettromagnetico è considerabile come una vibrazione, una forma d'onda che pulsa a una determinata frequenza. Il pianeta Terra
possiede anch'esso una frequenza vibrazionale di base, chiamata risonanza Schumann, relativa al suo campo magnetico, il cui valore di pulsazione è di 7-8 cicli al secondo. Negli ultimi 25 anni il fenomeno ha incrementato la sua complessità. Secondo gli schemi di Hans Jenny, dovrebbe essere pertanto aumentata la vibrazione di base che crea le simbologie al suolo e quindi anche il campo magnetico terrestre. Esso vibra in risonanza con i campi magnetici solari. Il Sole, a causa delle esplosioni della sua massa coronale, cioè di materiale incandescente altamente polarizzato espulso dalla sua corona, genera una corrente chiamata vento solare, la quale, sparata a tutta potenza dalle tempeste che ciclicamente interessano la superficie della stella, attraversa il sistema solare colpendo anche il nostro pianeta. L'attività del Sole, secondo la NASA, ha subito un incremento proprio a partire dal 1991, per giungere tra il 1999 e il 2002 a valori elevatissimi. Questi dati corrispondono esattamente ai periodi di evoluzione dei cerchi nel grano, essendo aumentati di complessità nel 1991 e mostrando, tra il 1999 e il 2002, alcuni degli aeroglifi più grandi e meravigliosi. L'apparizione di queste formazioni straordinarie pare rispettare i periodi di massima attività solare. La luce è un'onda e, pertanto, presenta una frequenza capace di impartire informazioni agli elementi in grado di strutturarsi per generare la vita a qualsiasi livello. Sono le frequenze luminose e sonore a essere i motori della vita nel cosmo. Gli antichi Maya le identificavano con una sorgente al centro della galassia, detta Unabku, da cui scaturivano informazioni sotto forma di onde frequenziali, o meglio, frequenze informanti, cioè in grado di imporre la forma alle molecole basilari della vita. Proprio quanto stanno scoprendo oggi gli scienziati. Un legame che unisce l'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, in una visione olistica della creazione. Bastano questi numerosi indizi a dimostrare che il Sole e il suo campo magnetico sono fattori attivi nel fenomeno. Le stesse sfere di luce sembrano essere piccoli soli in miniatura generanti campi elettromagnetici. Inoltre, uno dei soggetti dei crop è proprio il Sole, rappresentato decine di volte negli ultimi anni. Ma cosa sono realmente queste ball o sfere di luce? La fisica quantistica potrebbe essere in grado di spiegarlo. Le ball si comportano come elettroni o fotoni prodotti da una rete energetica invisibile, svolgenti un processo di comunicazione, analogamente a quanto avviene a livello genetico tra le cellule o a livello cerebrale nei neuroni, in cui le informazioni sono trasmesse attraverso campi elettromagnetici e i cui veicoli sono proprio gli elettroni. La teoria dell'universo olografico, avanzata dallo scomparso David Bohm, fisico dell'Università di Londra, propone un cosmo quale sistema di onde elettromagnetiche che danno vita a un intreccio, proprio come una rete, ai cui nodi si situano gli universi, dove diviene visibile un mondo che in realtà è tale solo ai nostri occhi. A questo punto siamo giunti a porci una delle domande fondamentali. Le sfere di luce sono intelligenze multidimensionali oppure ne sono il prodotto? Potremmo essere di fronte a un sistema complesso di universi paralleli in cui alcune forme di intelligenza che utilizzano la luce, ovvero luce esse stesse, si manifestano su questo piano di realtà da livelli o dimensioni più elevate attraverso i principi della fisica dei quanta? Esiste una stretta analogia tra il concetto di sogno degli sciamani e quello di un universo olografico reticolare della fisica quantistica. Entrambi considerano l'intero universo come un multiverso, strutturato attraverso l'azione combinata di due energie che si intrecciano a reticolo e la cui fonte è al di là dello spazio e del tempo, dove passato, presente e futuro non hanno più valore e tutto è uno.
Ancora oggi gli sciamani possono manifestare durante le loro cerimonie globi di luce ed energie che chiamano spiriti, grazie a un sapiente uso del suono attraverso i mantra. Secondo gli sciamani, l'uomo è parte di questa rete cosmica e può interagire con tutto ciò che in essa è presente. La similitudine tra le conoscenze delle diverse tradizioni, la fisica dei quanti e ciò che sta accadendo con i cerchi nel grano ci permette di ipotizzare l'esistenza di un mondo altro, da cui alcune intelligenze si stanno manifestando per comunicare all'umanità intera un messaggio attraverso archetipi universali generati proprio in risonanza con l'energia presente in questa rete. Gli sciamani aborigeni australiani parlano del tempo di sogno, a cui associano un mondo superno e primigenio, da cui tutto avrebbe preso forma e in cui dimorano gli spiriti superiori. È il mondo delle idee, quindi delle vibrazioni, che generano la realtà. Collegato ad esso, quale mondo matrice, vi è un oggetto di potere utilizzato dalle tribù native del sud-ovest degli Stati Uniti, il Dreamcatcher, o la chiappa sogni. Questo oggetto dimostra che tali popolazioni conoscevano l'interazione delle due sorgenti vibrazionali che generano la realtà dal mondo superiore e invisibile del sogno, o meglio, dalla forza indistinta, da cui il nome acchiappa sogni. L'acchiappa sogni è infatti formato da due serie di spirali rotanti in senso opposto, ognuna risultato dell'energia di un vortice. La loro doppia rotazione forma una rete che dà vita alla realtà, a ciò che è visibile e percepibile. A conferma di quanto detto, il crop apparso a Woodboro Hill il 13 agosto 2000 ha riproposto l'intreccio delle spirali della chiappa sogni, una destrogira e l'altra sinistrogira, e la rete come risultato dell'interazione tra le due serie di volute. Tale formazione pare richiamare anche al modo in cui le ball creano i crop attraverso un movimento combinato a spirale. Il ruolo delle due forze che vibrano e si muovono a spirale nel cosmo lo riscontriamo anche in uno dei mandala più importanti della cultura tibetana, il mandala cosmico, posto sempre all'ingresso del tempio principale e impiegato per spiegare l'origine dell'universo. Il nostro cosmo, secondo i monaci tibetani, è soltanto uno dei molti esistenti. Nello spazio ancora senza forma, la spirale del movimento primario, dettata dal suono cosmico primordiale, si plasma con vigore e fa da presupposto alla nascita della materia. Una rappresentazione richiamata dal fenomeno cerchi nel grano con la formazione di Alton Barnes dell'11 luglio 1997. Quanto appurato sinora suggerisce l'esistenza di una realtà multidimensionale in cui ci troviamo inconsapevolmente a vivere, prodotta da una mente universale, ordinata e intelligente, strutturata secondo un reticolo energetico e vibrazionale in cui si cela la forza che crea il mondo reale. Ne ha dato conferma una notizia a carattere scientifico proveniente dal European Southern Observatory, ESO. Il team di astronomi e astrofisici dell'ESO ha scoperto che le galassie si situano su sottili e invisibili filamenti energetici presenti nel cosmo, i cui modelli ricostruiti al computer somigliano alla tela di un ragno. Una rete generatasi subito dopo il Big Bang, aggiungendo che esiste una materia oscura nel cosmo, attiva sotto forma di forza, che costituisce il 95% della massa dell'intero universo. Rubbia, Weinberg e Salam, tre premi Nobel per la fisica, hanno scoperto l'esistenza di un diverso tipo di luce presente nel cosmo che hanno chiamato luce pesante. Se la luce visibile è il riflesso di una luce ancor più potente ma invisibile, avevano ragione gli antichi che definivano il sole splendore manifesto del non manifesto. Se tutta questa forza è presente negli atomi, allora anche l'uomo è dotato di questa luce pesante e invisibile che interagisce con il suo regno, cioè la rete energetica multidimensionale. Da questo regno invisibile e parallelo irradierebbe la luce in grado di reggere le sorti del mondo.
È da lì che partirebbero le energie che illuminerebbero le menti di tutti coloro che hanno a cuore l'evoluzione dell'uomo e del pianeta. È questa la dimensione parallela a cui possiamo fare riferimento quale luogo d'origine di queste intelligenze di luce? Probabilmente sì, se si pensa che, secondo la tradizione tibetana, da quella dimensione apparirà la conoscenza nel mondo, come in effetti sta accadendo. Cosa sono i cerchi nel grano se non la codificazione e l'apparizione di questa conoscenza? La scelta di queste intelligenze nel presentare le forme più belle nel sud-ovest dell'Inghilterra pare essere un sottile indizio per l'umanità nel cercare questo regno sacro. Una delle zone interessate dal fenomeno è proprio quella a cui sono tradizionalmente legate le gesta del re sacro Artù e della sua terra incantata e nascosta, Avalon. Il fatto che cerchi appaiano nel grano di Avalon, simbolo del pane della conoscenza, è considerabile come un invito a cercare quel regno nascosto. La dimensione parallela e vibrante ha un'ottava superiore, celata ai sensi dell'uomo, ma a cui l'uomo può tornare. Perché egli è possessore di questa energia, essendo parte attiva del tutto, e il regno sacro è dentro di lui, come ogni saggia tradizione afferma. Il noto mistico Emanuel Swedenborg, nel XVIII secolo, parlando delle sue esperienze con i mondi superiori, descrisse l'esistenza di esseri di luce che si esprimevano come palle di pensiero, pura luce che gli fornivano esplosioni telepatiche di conoscenza, simili a un linguaggio pittorico denso di informazioni, in cui ogni rappresentazione conteneva mille idee. Ari Aurobindo, mistico degli inizi del Novecento, testimoniò l'esistenza di questi livelli vibrazionali superiori in cui esseri intelligenti si manifestavano come pura vibrazione e come forme. Parole che ricordano strettamente il comportamento dell'elettrone, onda e particella allo stesso tempo. Le scoperte scientifiche più attuali, quindi, confermano quanto ipotizzato dalla fisica quantistica e dalle civiltà più antiche. Le sfere di luce, quindi, potrebbero essere entità viventi di un universo parallelo vibrante a una frequenza maggiore, oppure il prodotto dell'attività di un universo multidimensionale che funziona come un cervello. Esse sono il prodotto del suo stesso pensiero, quello che gli antichi chiamavano coscienza divina, la quale può manifestarsi nell'uomo quando raggiunge un certo grado di perfezione, finendo per farne parte e riuscendo a far interagire la sua mente con la mente universale. Se forme di intelligenza stanno sfruttando le leggi più intime del cosmo per creare un ponte che superi i parametri conosciuti di spazio e tempo al fine di manifestare queste splendide simbologie, deve esserci un significato profondo, un messaggio diretto all'umanità che chiede di essere interpretato. La parola simbolo deriva dal greco simballo, che significa unione di due livelli. Essa è riferita ai valori di cui il simbolo è portatore, quello immediatamente percettibile dai sensi umani e quello astratto che comunica direttamente con l'inconscio. Questi segni richiedono uno sforzo nella comprensione delle informazioni, una riflessione profonda e una successiva contemplazione e accettazione, perché il messaggio parla allo spirito più che alla mente razionale. Gli antichi hanno dimostrato di non essere in errore applicando la loro conoscenza delle leggi dell'universo a una simbologia, oggi patrimonio di pochi. Ne abbiamo avuto conferma in uno studio pubblicato su Science nell'aprile 1999, grazie alla ricerca di un team scientifico francese, l'INSERM, che ha dimostrato che il cervello interpreta tutta la realtà, numeri compresi, sotto forma di simboli. Il cervello traduce le frequenze luminose e sonore in concetti matematici e simboli per dare vita a un'immagine coerente. Il simbolo emana, quindi, un'energia superiore proveniente direttamente dal reticolo energetico di cui è formato l'universo olografico, quello che gli antichi chiamavano il livello del grande demiurgo, il mondo degli archetipi.
Anticamente i misteri erano riportati in simboli, geroglifici e parabole costituite da più livelli interpretativi. Al popolo bastava l'aspetto più semplice, da credere, mentre la parte più profonda e spirituale era riservata agli iniziati che imparavano a conoscere la forza che è celata nel mondo fenomenico. La manifestazione dei cerchi nel grano è la traccia di un percorso, di una via di conoscenza, la cui meta è la tappa definitiva dell'evoluzione umana. Facciamo nostre le parole di Platone, che nella settima lettera scrisse: se chi ascolta la natura divina e filosofica vedrà meravigliosa la via indicata e si sforzerà di seguirla. Quelli invece che non sono filosofi e che si accontentano, come chi abbronza la pelle al sole, solo di una vernice di opinioni, giudicheranno impossibile l'impresa quando vedranno quante cose occorrerà imparare. Ma come si manifesta questa conoscenza attraverso i crop? I Maya erano convinti che l'ultimo periodo del quinto sole sarebbe stato caratterizzato da eclissi solari che avrebbero segnalato l'inizio di cambiamenti nelle condizioni energetiche del pianeta. Secondo antiche leggende, le eclissi erano provocate da un drago che divorava e risputava i corpi celesti, come rappresentato dal crop apparso a Dewsbury l'11 giugno 1999. Ben più esplicite sono invece le formazioni di Alton Barnes il 12 aprile, a Bishop Cannings il 16 dello stesso mese e nell'Hampshire il 3 maggio 1999, che hanno schematizzato l'evento eclittico dell'11 agosto di quell'anno. Pare quindi che l'uomo si trovi in un importante momento di passaggio, come profetizzato dalle antiche culture. Gli antichi consideravano il sole il timone della vita. La luce solare è fondamentale per la vita di questo sistema planetario. Il sole però aveva anche un valore di timone spirituale, in quanto luce divina che alberga in ogni uomo. Nel 1990 apparve un crop derivato da un simbolo antichissimo chiamato il Logos del Sole. Lo ritroviamo inciso in petroglifi risalenti al periodo mesolitico e neolitico. La sua somiglianza con un sole a sei raggi non è casuale, in quanto anticamente i primi cristiani vedevano nel sole un simbolo del figlio, indicato proprio da una croce a sei braccia, chiamata monogramma di Cristo. Presso Silbury Hill, il 4 maggio 1998, è apparso un agroglifo solare di grande importanza. La particolarità di questo sole sta nella presenza di 33 raggi a forma di S. Il numero 33 rappresenta simbolicamente il raggiungimento della saggezza. Una saggezza che si ottiene attraversando 32 porte, simboleggiate da ciascun dente della nostra bocca. L'apertura della bocca, infatti, rappresenta il mezzo attraverso cui il sapiente manifesta il verbo e non a caso nell'antico Egitto era celebrata con una cerimonia chiamata Upra, in cui il faraone morto veniva dichiarato risorto grazie all'ascia di Horus, il Mesket, che gli donava la potenza della parola nell'oltretomba. Secondo quanto si conosce delle primitive cerimonie di iniziazione, durante il rito, al soggetto veniva estratto un dente, che poi doveva inghiottire, quale simbolo di morte e rinascita. Essendo i denti la parte più durevole del corpo, essi rappresentavano una forza, energia alla base di qualsiasi percorso iniziatico, che necessiti di forza di volontà per essere portato a termine. Per un iniziato, attraversare ciascun grado significa ottenere l'accesso alla 33esima porta, rappresentata dal 33esimo dente. Un dente simbolico che nella tradizione ebraica è chiamato Shin e che, raffigurato dalla lettera S, un tridente, simboleggia il Messia,
cioè il figlio divino. Il 33 è dato dalla somma di 3 volte 11, numero che nei tarocchi rappresenta proprio la forza. Ecco che queste tre forze, fuoco fisico, fuoco animico e fuoco spirituale, rinnovano tutta la natura. Il principale modello esoterico è rappresentato dalla formazione dell'albero della vita. I creatori dei cerchi hanno inteso comunicarci la chiave per leggere parte del messaggio proprio attraverso la cabala. La formazione apparsa a Barber of Down il 3 maggio 1997 fornisce la possibilità di un ulteriore passo interpretativo, un tentativo che venne operato già nel luglio 1991 a Gransdorf, in Germania, ma che nessuno finora aveva compreso. Quella formazione inspiegabile, una volta ricomposta in tutte le sue parti, non era altro che l'albero sefirotico. Poiché esso è la rappresentazione del cosmo, dell'uomo e di tutte le correlazioni simboliche tra il visibile e l'invisibile, sembra che i signori degli anelli abbiano voluto ricordare all'uomo il famoso motto «Conosci te stesso». Il pilastro centrale, chiamato pilastro dell'equilibrio, è la sua parte principale. Su questo pilastro si situa in alto Keter, la corona, che corrisponde al piano delle idee, al cielo, al padre o Philo, mentre in basso vi è Malkut, il regno materiale o gli inferi. Al centro del pilastro si situa Tiferet, il cuore dell'albero della vita, corrispondente alla forza solare animica, allo Shin ebraico, al centro cardiaco umano, sede dell'agape, l'amore universale. Lo scopo dell'uomo è pervenire all'unione dei suoi due poli opposti di cielo e terra, Keter e Malkut, Testa ed Eros, per arrivare a generare in sé l'uomo perfetto, l'uomo Dio, o meglio, il figlio dell'uomo, come Gesù amava definirsi. L'albero della vita è anche il complesso formato dal cervello e dalla spina dorsale, il mezzo attraverso cui evolvere. Una scienza che gli antichi riportavano in forma simbolica secondo gli archetipi. Questa operazione di riequilibrio attraverso il pilastro centrale è stata rimarcata a partire dal 1990 con le cosiddette formazioni a manubrio. Si tratta di figure costituite da due cerchi uniti da un asse centrale, il quale assicura simbolicamente l'unione tra i due centri opposti dell'uomo. Nelle varie tradizioni esoteriche, questo asse viene definito anche asse del mondo, in quanto assicura proprio l'unione tra il cielo e la terra. Nelle tavole di smeraldo di Ermete Trimegisto leggiamo: è vero senza menzogna, e certo è verissimo che ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere il miracolo della cosa una. L'albero di mele, quale simbolo dell'albero della conoscenza, è stato riproposto due volte nella stagione 2002. L'associazione uomo-albero è palese se guardiamo al cervello quale chioma, al midollo protetto dalla colonna vertebrale quale tronco e alle diramazioni nervose che giungono alle gonadi quali radici. Nella tradizione ebraico-cabalistica, l'albero della vita produce la rugiada di luce, in grado di restituire la vita ai morti. La rugiada di luce è la mela, o melatonina, che rappresenta il frutto della conoscenza, quella sostanza che, prodotta dalla ghiandola pineale, quale frutto del nostro sistema cerebrospinale, è in grado, se riassorbita, di aumentare il livello di consapevolezza dell'uomo, alimentando l'energia vibrazionale del suo spirito. Ecco perché la rugiada di luce ridava la vita ai morti, tali non in quanto cadaveri, ma in quanto morti nello spirito.
La stessa conoscenza è stata riproposta il 31 maggio 1999. La menorah, il candelabro a sette bracci della tradizione ebraica, è anch'esso rappresentazione della kundalini e del sistema cerebrospinale. Secondo la tradizione induista, lungo la colonna vertebrale sono situati sette vortici di energia chiamati chakra, che attivano la forza del serpente, altrimenti sopita. Il serpente è la forza dell'eros, il potere fecondante che proviene dal basso e che normalmente è rappresentato avvolto nelle sue stesse spire, in stato di letargo. La tradizione occidentale chiama questi sette centri fuochi, e la loro completa attivazione rappresenta la realizzazione assoluta dell'uomo, proprio mediante la forza del serpente che giace addormentato alla base dell'osso sacro, così chiamato perché sede della forza divina e realizzativa. L'idea di unione dei poli fu codificata nel simbolo della spada fiammeggiante, raffigurata nelle mani dell'arcangelo Michele. La spada fiammeggiante è simbolo di illuminazione, ottenuta grazie all'opera su se stessi. È considerata l'asse di luce che trafigge le opposizioni per far rinascere l'unità, fulminando l'essere indegno e conferendo il potere all'uomo che ha completato tale unione. Come la spada di Artù, Excalibur, è tratta dalla dura roccia, così la spada fiammeggiante è rappresentazione del fuoco della Kundalini infissa nell'osso sacrale, cioè la pietra. La spada fiammeggiante è apparsa ad Avebury il 23 agosto 1999. Apparso più volte, tra le quali il 10 agosto 1999 a Yesbury e nel giugno 1999 nell'Hampshire, il triangolo è formato da tre lati in cui la base garantisce l'unione dei due cateti. Così l'uomo si compone di tre corpi: il corpo fisico, il corpo animico e il corpo spirituale, che garantisce l'unione dei due corpi precedenti. È anche rappresentazione della triade, padre, madre, figlio, o positivo, negativo, forza neutra. È noto che la stella a cinque punte è uno dei simboli che rappresentano l'uomo. Nelle tavole di smeraldo attribuite al dio egizio Thoth leggiamo: l'uomo è una stella incatenata alla materia e il suo fine ultimo è ritornare ad essere una stella. La figura umana, a braccia e gambe aperte, infatti, è perfettamente inscrivibile all'interno di una stella. Il pentagono è la bara, il sarcofago da cui l'iniziato dovrà risollevarsi per rinascere nella conoscenza. La formazione apparsa a Byton nella stagione 1993, la prima in assoluto di questo tipo, illustra ampiamente tale concetto. Il pentagono della materia iscrive perfettamente una stella a cinque punte. Tutto intorno 10 petali, la cui presenza non è casuale. Il numero 10 rappresenta l'eroe e il tutto, l'unione del maschio, rappresentato dal numero 1, perché fallico, e della femmina, lo zero, perché ovuliforme. L'uomo è nato per perfezionare e spiritualizzare la materia che lo compone, e l'anima intravede nella stella a cinque punte la porta d'uscita verso l'infinito, cioè il macrocosmo rappresentato invece dalla stella a sei punte. La stella a sei punte, maggiormente conosciuta come sigillo di Salomone, è in realtà patrimonio di moltissime antiche culture a matrice religioso-spirituale. Se ne trova traccia nella cultura alchemica occidentale, induista e tibetana, dove tale stella rappresenta il quarto chakra, corrispondente al cuore e alla realizzazione, ed è chiamato anche esagramma, in quanto risultato di due triangoli intersecati.
La base dell'esagramma è l'esagono, da sempre considerato emblema dell'opera compiuta. Il fenomeno dei cerchi nel grano, tra le stagioni 1998 e 2000, ha proposto più volte sia l'esagono sia la stella a sei punte. L'esagramma, chiamato l'androgino, oltre che macrocosmo, è la composizione di due triangoli equilateri. Ognuno di essi è di per sé elemento di perfezione e divinità. Il triangolo con la punta verso l'alto è indirizzato verso il cielo ed è stilizzazione della montagna divina, il mitologico monte primordiale Meru, sulla cui sommità dimorava il Dio. Pertanto è l'elemento fuoco legato alla perfezione della polarità solare maschile. Il triangolo con la punta verso il basso è indirizzato verso la terra, che è femminile. Esso è assimilabile a una coppa, il Graal, a una grotta e o a un utero, la forza lunare femminile. La coppa e l'utero sono da sempre stati associati all'acqua e al sangue, attributi della Grande Madre. L'intersezione di questi due triangoli nel sigillo di Salomone è quindi l'unificazione delle due energie perfezionate di maschile e femminile, che vanno a formare la stella dell'androgino spirituale. Da questi pochi esempi di lettura delle simbologie dei cerchi nel grano, traspare quindi un messaggio indirizzato all'uomo, un invito ad equilibrare i suoi aspetti di maschile e femminile, al fine di ricreare ciò che gli antichi definivano l'androgino, l'uomo perfetto, il custode della natura e rappresentante del mondo celeste tra gli uomini, il pontefice, perché egli divenga il messaggero e il testimone vivente di un mondo superiore come lo sono, secondo la nostra idea, le intelligenze che creano i crop circles autentici. Gli dèi attendono che le menti degli uomini si riuniscano coscientemente con la mente universale. L'umanità si risveglia lentamente. Materia accecata per secoli, pochi uomini riescono a percepire la mente all'interno della sostanza, la vita all'interno della forma. Alla ricerca di ricchezza e di potere, gli uomini hanno attraversato l'intera terra, scalato vette, conquistato i ghiacci polari, sono penetrati nelle foreste. Si mettono adesso a cercare all'interno della forma, scalano le vette della loro coscienza, la penetrino in profondità, per scoprire quella vita e quel potere che sono i soli che possono rendere forte la loro volontà e ricco il loro spirito. Colui che apre la propria vita e la propria mente alla vita universale che dimorano in ogni cosa, diventa una cosa sola con essa. A lui gli dèi appariranno.